Cari amici lettori di techandroid.it, siamo oggi insieme al Samsung Galaxy Tab 3 da 7 pollici e ricordiamo che Samsung produce anche il Tab 3 nelle versioni da 8 e da 10 pollici. Nello specifico abbiamo la versione da 8 GB, perché è 8 GB, però Wi-Fi e non 3G. 8 GB espandibili grazie alla micro SD come Samsung ormai ci ha abituati, garanzia Italia. Allora, vediamo un po' le differenze rispetto al Tab 2. Devo dire che in mano si tiene meglio e ha questi angoli più smussati e rifiniti che a me sinceramente piacciono di più. Poi, altezza 18,8 cm, larghezza 11,11 cm e uno spessore di soli 0,99 cm, che lo rendono abbastanza leggero, infatti pesa solamente 302 grammi. Schermo con appiattimento da 7 pollici con una risoluzione da 1024x600, poi un processore dual core da 1,2 GHz, fotocamera anteriore da 1,3 MP e posteriore da 3 megapixel. Poi continuiamo con un po' di specifiche. Vi ricordo che la batteria è da 4000 mAh e quindi vi offrirà una buona autonomia. Infatti Samsung dice che 5 ore, avremo a disposizione 5 ore di riproduzione video fino a 10 ore di riproduzione musicale. E poi continuando possiamo vedere che ai lati qua abbiamo l'ingresso per la micro SD, che deve essere di dimensione massima di 32 GB, altrimenti non verrà letta. Ora qua, perché essendo un modello wifi, non abbiamo la connettività 3G, ma qua per quel 3G sarà il cassettino per la SIM card. Jack, foro per il jack da 3,5 pollici, bilanciera del volume, tasto power, poi microfono per la riduzione del rumore. Qua sotto vediamo il microfono e i due speaker audio che poi testeremo. E qua abbiamo l'ingresso per micro USB per caricare o collegare il nostro smartphone al PC. Poi tasto centrale fisico e i due laterali non fisici. Accendiamolo. Ecco qua, appare subito uno schermo molto bello. Adesso vi metto subito la luminosità al massimo in modo che possiamo anche valutare meglio, però ne approfitto anche per farvi vedere il centro notifiche di Samsung, in cui ovviamente voi potete impostare, se provo a avvicinarlo magari si vede anche un po' meglio, impostare come volete queste scorciatoie qua su, e in questo momento disattivo la luminosità automatica, la metto al massimo in modo che potrete vedere meglio. E questo era il pannello delle notifiche, in cui possiamo anche andare direttamente nelle impostazioni. Torniamo indietro col tasto centrale ed ecco qua nel suo splendore il tablet. Navighiamo tra le varie pagine, andiamo sulla pagina applicazioni e vediamo subito che Samsung di default ci offre, vabbè, il lettore musicale, un memo molto comoda per le note, e ne approfitto, almeno possiamo anche vedere insieme la tastiera. Una tastiera che rispecchia, si rispecchia quelle Samsung. Ora proviamo un po' a scrivere. Vediamo un po' che impostazioni ci permette di fare. Possiamo anche utilizzare la tastiera swipe che io uso. Proviamola un po'. Ok, va bene. Scusate, con un dito hai bisogno del mio pollice. Ciao ciao, ok, perfetto. Come potete vedere funziona bene. Ciao Tecnoandroid. Eccoci qua, fatto. Ora abbiamo visto anche la tastiera con le sue varie impostazioni, ovvero beh, qua possiamo scegliere la lingua di inserimento, previsione del testo, se metterla o non metterla, eccetera, eccetera. Ok, torniamo indietro e ora voglio provare con voi la navigazione sul web. Allora, proviamo un po'. Tecnoandroid.it, il nostro solito sito. Tecno.
Proviamo la prima applicazione che viene fuori. Ecco qua. Navigazione abbastanza veloce, questo è il browser che mette a disposizione Samsung. Devo dire che il testo si vede anche, si legge molto bene il testo. Ora, beh, la navigazione dipende anche, come al solito, dalla linea Wi-Fi. E bene, ora proviamo anche come si comporta questo schermo con i giochi. Proviamo Real Racing 3. E in questo modo almeno sentiamo anche il volume dello speaker. Anche se poi lo proveremo meglio. Si avvia. Ecco qua. Pronti a giocare. Ora premetto che non sono un gran giocatore, ma l'ho appena installato, comunque partiamo. Ok, sono pronto per la partenza. Come vedete, è davvero un'ottima grafica, anche se sono molto scarso. Fluida e veloce. Fluida e veloce. Ora proviamo a fare qualche sorpasso. Mi metto un attimo più di impegno. Vediamo se riesco a un bel sorpasso all'esterno, via, vediamo un altro po', adesso è la prima che si fa un gusto, ok, bene, questo adesso era in breve per farvi vedere come funzionava con i giochi, molto fluido, veloce. Ottimo, ecco, questa invece è la visualizzazione in orizzontale, applicazioni, poi come al solito oltre alle applicazioni abbiamo i soliti widget di Samsung, il calendario che mi fa impazzire veramente, il calendario di Samsung mi piace davvero tanto, il solito lettore musicale, eccetera. Ora, visto che ci siamo, io anche, innanzitutto, visto che ancora non l'ho fatto, ringrazio globalworkmobile.com per avermi dato la possibilità di provare questo Tab 3, ma io ho anche il mio vecchio Nexus 7 che non cambierò mai con nessuno, però come possiamo vedere nelle dimensioni il Tab, anche avendo la stessa dimensione di schermo, il Tab 3 è più piccolo. Adesso non so se si riuscirà a vedere dalla camera, ma anche come spessore, oddio, scusatemi, ok, come spessore è più, il Nexus 7 è più grande, senza, beh, non contiamo la risoluzione dello schermo, che tanto il Nexus 7 è peggiore. Bene, andiamo a vedere qualcos'altro, molto comoda anche se vogliamo ad esempio lanciare dalla schermata di sblocco, vogliamo lanciare ad esempio internet, basta tenere premuto qui uno swipe verso l'alto e andiamo su internet. Torniamo con il tasto home al menu principale e ora vi voglio mostrare, ecco, tenendo premuto il tasto power possiamo spegnerle, andarlo offline oppure riavviare oppure metterle in silenzioso. Poi altre funzioni, col bilanciere abbiamo la possibilità di scegliere, oltre al volume di sistema, anche quello di notifica. Ok, poi vi voglio far vedere un widget che mi piace molto di Samsung, che serve per monitorare le applicazioni, ovvero la gestione attività, che con un tap mi permette di chiuderle tutte, oppure gestire la RAM tenendo premuto qua e mi permette di chiudere senza dover fare tutti gli swipe, uno e chiudiamo tutto. Poi abbiamo ovviamente lo store Samsung.
Ora invece vi voglio far vedere le foto. Questa è una foto che ho scattato prima all'interno della mia camera con non grandi quantità di luce. Proviamo anche il pinch to zoom, che è veramente buono. Certo, una fotocamera da 3 megapixel, non aspettatevi grandi foto, però comunque non vengono male. Soprattutto mi piace l'applicazione fotocamera, che ha vari, che ne so, posso impostare filtri oppure l'autoscatto, regolare la luminosità, oppure addirittura anche cambiare la fotocamera da quella posteriore a quella anteriore. Ciao ragazzi, chiudo subito perché sono anche affebbrato, mal di gola, non sono molto accettabile da vedere. E poi ovviamente la modalità da video a foto. Ovviamente abbiamo, non l'ho detto, ma penso sia scontato la touch switch di Samsung come launcher. E c'è a chi piace, a chi non piace. A me devo dire che piace, anche se non mi separerò mai dai miei dispositivi Nexus. Infatti, visto che ci siamo, confrontiamoli tutti e tre. Ecco qua, ma i Nexus per me rimangono sempre i Nexus. Android puro è il mio preferito, se non l'aveste ancora capito. Poi proviamo un po' il volume dello speaker. Cerchiamo una canzone. Anche se già lo speaker l'avete già sentito prima, però voglio un po' farvi sentire un po' di musica, in modo che questo è al massimo. Devo dire che si sente molto molto alto, ottimi speaker. Piace molto, sì. Poi vediamo altre impostazioni che ne permette davvero tante, tra cui alcune interessanti sul, vabbè, risparmio energetico, che possiamo limitare l'uso della CPU, e oppure anche lo schermo in pratica per abbassare la luminosità in modo da a risparmiare batteria. Però andando su schermo abbiamo anche la possibilità di aumentare la leggibilità del testo. Infatti cliccando qua avremo una specie di reset dello schermo che ci permetterà di avere un maggiore lettura del testo, come ad esempio se volessimo leggere un giornale riusciremo a leggerlo meglio. Ora, infatti, proviamo un attimo a navigare sul web. Andiamo su il nostro solito sito Tecnoandroid. Proviamo ad andare un po' a vedere se è più definito. In effetti, sì, sembra. Adesso io non è che non sembrano più definiti. Bene, questa era una recensione del Galaxy Tab 3 di Samsung. Spero che vi sia utile per se volete effettuare l'acquisto oppure no. Vi ricordo che se volete effettuare l'acquisto trovate il prezzo più basso del web su globalworkmobile.com. Questo è tutto. Ciao amici da tecnoandroid.it.